Oh, Davide, ma ah, che bella piace. maglietta che hai. hai! visto anche tu, vedo che sono. Io, io oggi eh. sono marchiato Hot Wheels. Bravo. Ma faccio a qualcosa? A ti faccio vedere la chicca, la vuoi vedere la chicca? Fammi Di vedere chicca. la chicca. Di chicca. Di chicca. Ah, le prendo, Ah, queste sono Hot Wheels Red Line. Vieni, 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 qua. Queste cose mi interessano molto. Con una scatola apposita per il mercato italiano marchiata Mebetoys. Pazzesca, fai ah. vedere qua. In realtà dentro cosa c'è? Una Hot Wheels Red Line come la conosciamo? Vedi? Bellissima! Tanto questa è in condizioni nuove, come nuova. nuova. Esatto, come nuova. Sono 10. E come tu sai la Mebe la Mattel comprò la Mebe Toys nel 69 e erano appena uscite le Hot Wheels e cosa fecero? preso il packaging come possiamo dire della Mebe oh, Toys bello. che era in scala 1.43 e 1.25 uh -huh. e le lanciarono come Mebe Toys Flying Colors che mentre negli Stati Uniti erano con la classica confezione a blister che hanno sempre avuto diciamo hanno ripreso quindi la, la, la scattolina no. che aveva Mebe Toys esatto perché loro la, la Hot Twist non ha mai fatta la scatolina esatto qua c'è l'altro modello questo qua ha avuto più, più denominazioni se non ricordo male la MX2 e la cosa leggera questo è bellissimo perché ha le stelle e Star and Spikes. Questo è marcato... Varpat. Questo che aveva diversi nomi. Pazzesco, pazzesco. Vedi che infatti qua lo stampo l'hanno poi ripassato e messo... ci hanno messo... Hai notato che sì, è rialzato? chiaramente sì, sì, quando fa... cambiano il nome. Sì, quando non lo qua. stampo l'hanno messo... Belle schede, ruote così, red line. Red line. bellissime. Sì. Cosa ne fai queste? Mm? Cosa ne fai queste? In che senso? Le vendi? Le vendo, certo, sì, ah, sì, le sono. già vende. vendute quindi. Le ho già le ho vendute. Già prese. Sì, sì, sono in vendita. Vai, vai, mettiamo, prendiamole, prendiamole. Prendi? Prendiamole. Poi quell'altro qua, vedo là un'altra cosa della mangiare. Ah sì, una maggioretta un bel vintage, anche quello. Una scatola. Che questo? Potrebbe ricordare a alcuni un po' un trauma infantile. Facci un po' vedere. <ride> ah la conosco. A sei ruote. Questa come la chiamavano loro? Allora? Anfibio. Eh. Niente di più di meno. È stata l'originale anche Cal... questa. Esatto. E con la faccina. Queste molti se la ricorderanno. Trauma infantile, la sigla di banana split. Allora andiamo subito a cercare perché chi non la conosce la ne, ne, subito. Ne, ne, ne. Sentire. <ride> facciamo questa canzoncina. C'erano dei puffazzini inquietanti che guidavano questi mezzi mm. e poi suonavano gli strumenti musicali. Bene, andiamo a vederli. Allora, niente, dai, facciamo una cosa. Aspetta, mi tiro i suoni? Basta poco. Ah, no. no. Mettivi dentro, beh c'è un bel sacchettino qua. Ah ok, quindi questo è ormai... È eh, venduto. Sì. È prima, che... Sì, è prima sì, sì. che qualcun altro... E qualcun altro... già allungando le mani, ho visto già della gente... L ho visto già troppi interessati. Troppi interessati. Eh Davide, è stato un piacere. È stato un piacere. Grazie, eh. Grazie ancora. Alla prossima. Questo è il sacchettino. Salutami ragazzo là. La prince viene a 40. Ciao. Luca. Luca è in da farà adesso. Perché... Quando il mercatino, il banchetto è bello, abbiamo... 20 persone, qua vedi che esatto. <ride> dai, ci vediamo alla prossima. Grazie, eh! Ciao. Ciao, eccoci qua, eccoci qua. Allora, avete visto Davide che cosa ci ha proposto, eh? Scarlet, guarda un po' che cosa ho preso, guarda un po' cosa ho preso. Queste qua sono delle cose veramente particolari, particolarissime. E io effettivamente le ho prese poi alla fine a occhi chiusi, perché ho detto. Ma una cosa così particolare non l'ho mai vista in giro, sì, è molto difficile trovarla in giro. Allora, veniamo un po' a noi, al dunque. Dunque, cosa, è cosa sono queste macchinine qua, Scarlett? Cosa sono del, delle macchinine in scatola? Ecco, esattamente sono delle macchinine in scatola. Però queste qua sono delle macchinine un po' particolari. Perché queste qua sono... Praticamente, cos'era? C'era una ditta italiana che si chiamava Mebe Toys, fatta, fondata da tre fratelli, e, mi sembra a Milano negli anni, nel 1966, dai fratelli Bessana, Ugo, Mario e Martino. Sto leggendo eh, perché non è che sapessi tutto così a memoria. E dopo quattro, quattro anni di produzione, l'azienda venne ceduta alla Mattel, quindi la Mattel ha comprato questa azienda qua, che si chiamava appunto Mebe Toys, meccanica Bessana Automodelli. E diciamo la, la, la particolarità di queste macchine è che per la prima volta Scarlett, mm. la Mattel, quindi la Hot Wheels, aveva messo le macchinine nelle scatolette come, faceva la, come la faceva la, la Majorette e la Matchbox, la Lesney. Quindi guardate un po', queste scatolette qua sono incredibili, sono degli anni 60, eh? perché poi... Per un po' di anni ha, ha prodotto così poi perché cosa voleva fare? Voleva entrare nel mercato italiano e non sapeva come fare, e quindi si è affidata appunto alla Mebe Toys ha acquistato questo marchio qua e ha iniziato a commercializzarle così. Infatti, vedete il Logo Mattel perché era famosa la Mebe Toys faceva dei modelli, soprattutto 1,43 e faceva questi che erano stati proprio dei pionieri, anche loro. No? E, e quindi, diciamo, pensate che la, la la, uno dei fratelli poi di seguito, una volta caduto via la Mebbe Toys, in seguito di, ha fatto la, la, la Burago, eh? <ride> è diventata Burago, quindi qua si parla di veri professionisti del modellismo. C'è stata Burago che ha avuto un grande successo, poi l'ha ceduta al figlio, poi fallita, ha preso i cinesi, vabbè. ma se vi ricordate i modelli Burago degli anni 70-80 erano meravigliosi. E quindi questa è Mebbe Toys. E quindi cosa è successo? La Hot Wheels, per commercializzare in Italia, ha usato questa stratagemma qua. Ma guardate dentro cosa c'è, guardate dentro cosa c'è, c'è questo... Hot Wheels è nuova, sì, sì, Hot Wheels, ma soprattutto sono delle red line, vedete? Perché i tempi erano le redline. la Hot Wheels produceva le famose red line. E trovarle in scatoletta originale della M&B è veramente incredibile, ragazzi. È incredibile, questa è una vera chicca, eh? anche se la macchinina può piacere o non piacere. Questo è un furgoncino dell'ambulanza, però è una Red Line originale. Eh? Vedete? Vedete qua, guardate che bello, queste qua sono già quelle un po' più avanzate. Eh? E questa del 74, 1974, e facevano il pianale in plastica, già gli americani erano, non erano come gli inglesi facevano il pianale in metallo, ma pianale in plastica, eh. sapete gli americani sono molto più commerciali, erano, erano più, vabbè, stare, qualità molto meglio del Matchbox, è strana, perché è strana Scarlett? Cosa c'è di strano? La forma. E' eh è un furgoncino americano, questo qua, un van americano, no? è del paramedico. Sì, come macchinina non è che sia niente, niente di migliore. che. Però, però guardate, cioè, è nuova, è nuova, è nuova, ma soprattutto è mebe toy, Cioè, guardate, è lei, non è che è stata messa lì, è proprio lei, è proprio lei, vedete che roba, Hot oh, Wheels, c'è cioè proprio il copyright, quindi sono proprio, praticamente, era fatte. Allora faceva, poi per commercializzare in Italia aveva comprato la Mebetoy per fare, per usare la sua catena distributiva e poi le metteva in queste scatolette. In queste scatolette, voi le conoscevate questa storia qua? incredibile. Quando Davide mi ha, vi, ha visto, mi ha detto, Giuseppe, vieni, vieni qua, ti faccio vedere una cosa. Guarda, un po' se ti interessa. Lì per lì, quando ho visto la scatoletta ho detto, ma no, no. Detto, ma che cos'è? No, no. Poi mi ci fa, guarda che... Guarda che sono le, le Hot Redline red line nelle scatolette Maybe Toy Ho detto cavolo, ma fammi un po' vedere. E qui ho preso, guardate anche questa. Questa è più rovinata. La scatolina leggermente più rovinata, un po' più schiacciata. Eh? Bisogna tenerle con cura perché hanno tutti questi anni qua, hanno un sacco d'anni. Guardate anche questa, una redline, vedete? Vedete, Hot Wheels, questa qua la chiamavano addirittura era la a Warpart ed eh? è il 1901 leggi scarlett non ci leggo ci vuole e ma tu... qua Mattel 69 1969 guardate mm. una redline un originale 69 in scatola ma chi ce l'ha le la red line in scatola, noi ce l'abbiamo noi sul nostro canale. Quindi, cosa fai? Cosa aspetti? Iscriviti subito al nostro canale. come fanno tutti quelli lì? Mettiamo quella là che vendeva le pentole sul, sulla televisione. Cosa aspetti? Iscriviti subito? Acquista. Ecco, noi non vendiamo niente, noi compriamo solo. E quindi abbiamo comprato questi modelli qua. Ma guardate che roba, che roba che si trova. Eh. E soprattutto, chissà dove la trovate, Davide. Luca e Davide, sapete, sono. Tra i miei fornitori, eh. Eh, grazie Davide per, per avermi proposto queste macchinine qua. Sono, Sono veramente contenta. Eh? E eh beh, sì, 69 eh. hanno 55 anni, eh, ragazzi. 55 anni, guardate, guardate che belle. Bellissime. Scarte, quali ti piacciono a te delle due? Mm, non lo so, dipende quella lì, vabbè perché questa è un po' più macchina sportiva, questa l'hanno proposta in tante versioni e, e poi l'hanno chiamata in diversi colori, cioè non in diversi colori, dire, la chiamavano in diversi modi, eccola qua, guardate, è proprio una Redline, bellissima, bellissima, E questa qua poi c'è il fondo in metallo a differenza di quella, però è un po' leggera, Vedete che macchine faceva nel 69 la Hot Wheels, guardate un po'. Quindi vedete che di tanto porto, cioè porto sempre qualche macchinina vintage sul canale, però di Redline ne ho portate un po' poche, di la verità. E adesso questa è l'occasione per portare due modelli speciali, due modelli veramente speciali, guardate. Mi raccomando ragazzi, condividete questo video perché è davvero mitico, mitico con queste macchinine qua. Un video veramente particolare con questi modelli qua, eh? Eccoli qua, niente dai. Io ringrazio Davide perché effettivamente mi ha portato due cose veramente incredibili. Eh? Veramente incredibili. Eccoli qua, niente dai. Scarlett. Allora, hai detto che ti piace più questa, eh? Anche a me mm -hmm. piace tutte e due perché sono modelli cioè, eccezionali. Se non avrei prese, insomma, sì, sai anche se ci fosse stata una caretta, l'avrei presa perché, perché per la particolarità proprio di questi modelli qua, eh. Le particolarità di secondo la storia, la storia, noi facevamo la storia perché la Mab Toy faceva dei, dei giocattoli delle macchinine veramente belle. Poi è diventata appunto Burago. Uno dei fratelli l'ha fatta diventare Burago eh? quindi figurati che roba. Niente dai, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia piaciuto queste macchinine qua. Eh? Queste macchinine qua, veramente queste qua le mettiamo in bacheca perché queste sono delle chicche. Poi un domani voi ve le venderete a 50.000 dollari l'una. Eh? Ok. Dollari. 50.000 dollari, 50 dollari. Eh, chissà che valore hanno queste macchine, ma già guardo su, su Intel, su ebay valgono veramente diverse centinaia di euro, eh, perché sono veramente rare, 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 niente dai, allora questo è tutto, ringrazio appunto l'amico Luca e Davide, che sono i miei fornitori, quando mi vieni, sempre, vieni, vieni, io ti dico, ecco, eccoli, Eccoli, devo aprire il portafoglio qua. E niente, quindi, però, sono ben contento di aver trovato queste qua. Niente, dai, per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo nuovo video. Ci vediamo domani, tutti i giorni alle 18.30. Ricordatevi, tutti i giorni alle 18.30. Un nuovo video che sia un car of the day, macchinine vintage come queste, addirittura delle redline bebetoi che una, penso essere l'unico io a aver fatto un video su queste macchinine qua e poi ci sono le majorette, le matchbox, le lesney c'è okay, di tutto, eh, c'è quindi mi raccomando, se non è ancora fatto lì, iscriviti al canale, suona la campanellina se ti fa piacere guardare anche quei video lì ci vediamo domani con un nuovo video ciao. tutti i giorni alle 18.30 ci siete, Scarlet? Scarlett? sì eh, meno male ciao